essere, di aver accettato questo invito. Oggi parleremo di diritti online. Io però vorrei innanzitutto rivendicare un diritto non online di non indossare la cravatta superati i 30 gradi. E vi chiedo scusa per l'esercizio di questo diritto, essendo l'unico al tavolo, ahimè, a non portare la cravatta. E siamo qui comunque per presentare il progetto Sportello Web Reputation per il cittadino, che è frutto del lavoro congiunto di tre Corecom che rappresentano molto bene l'Italia centrale, cioè il Corecom Abruzzo, Lazio e Marche, con la collaborazione della società Reputation Manager, un progetto al quale l'Agicom ha con piacere dato il proprio patrocinio e che si inquadra nell'ambito delle attività di tutela dei diritti dei cittadini e in particolare dei minori nel sistema delle comunicazioni. Ora, quindi innanzitutto il mio ringraziamento va ai presidenti dei tre Corecom che hanno dato impulso a questa pregevole iniziativa che è molto innovativa e di grande interesse per le attività sulle quali è impegnata l'autorità e che conferma la positiva e efficace sinergia che c'è tra l'autorità e i Corecom. Il tema della protezione dei minori su internet e più in generale della tutela dei diritti sulla rete, come sappiamo, è attualissimo. Voglio sottolineare una ovvietà, ma lo è particolarmente solo se consideriamo le iniziative che sono state assunte quest'anno. Mi limito a richiamare la dichiarazione per i diritti e i doveri in internet oggetto del lavoro di un'apposita commissione parlamentare e i disegni di legge costituzionale sull'accesso ad internet e anche quello sul cyberbullismo e sulla tutela del minore. Quindi non v'è dubbio, lo sappiamo tutti, che la rete ormai è una dimensione fondamentale all'interno della quale si svolge e si sviluppa la nostra personalità. Quindi noi giuristi diciamo che la riconduciamo nell'ambito dell'articolo 2 della Costituzione, è uno dei luoghi fondamentali dove avviene lo sviluppo della persona. E se è così, oltre al diritto alla rete, che nessuno pensa minimamente di mettere in discussione, l'autorità non lo ha mai pensato neanche quando ha approvato il regolamento sul diritto d'autore, è chiaro che sulla rete dobbiamo garantire i diritti di tutti e soprattutto il diritto al rispetto della propria identità digitale, l'identità digitale che oggi si sta quasi sovrapponendo all'identità reale, cioè conta più quello che noi siamo su internet rispetto a quello che noi siamo sulla vita reale, ahimè, nel senso che per sapere qualche informazione su una persona la prima cosa che facciamo è un Google. Questo progetto pilota è frutto di una collaborazione, sottolineo, gratuita, perché siamo in periodo di spending review, tra i tre Corecom proponenti e una società specializzata in materia, la Reputation Manager, che vanta un'esperienza decennale specifica in questo settore e che ha al suo attivo 500 progetti di gestione della web reputation per conto anche, direi, non solo di aziende, ma anche e soprattutto di istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali. Io non mi dilungo perché poi sarà oggetto della presentazione da parte degli altri presenti, delle persone presenti al panel, non mi dilungo nell'analisi di come funziona questo sportello online che è basato sulle segnalazioni dei cittadini, ed è un sistema che risponde alla policy della Commissione europea che già dal 2012 ha sviluppato una strategia europea per un internet migliore per i ragazzi fondata su 5 azioni chiave: innanzitutto strumenti di segnalazione semplici, poi impostazioni di privacy adatte all'età, un maggior ricorso alla classificazione dei contenuti, e una maggiore diffusione e disponibilità dei controlli parentali e un'effettiva rimozione dei materiali nocivi. Ma questo progetto ha anche un'altra importante funzione, che è quella di fornire alle famiglie gli strumenti tecnici ed informativi per per aiutare i minori a navigare in modo consapevole su internet. Dalle analisi che abbiamo svolto noi come autorità
e in particolare nel libro bianco Medie e Minori, è venuto fuori che i ragazzi nell'uso della rete dimostrano mancanza di criticità, una sorta di passività, nel senso che si lasciano guidare dalla casualità della navigazione. Quindi è essenziale ad acquisire quella che viene chiamata una competenza mediale, cioè una capacità di avvalersi in modo critico dello strumento informatico. Inoltre è innegabile che per realizzare un'effettiva tutela dei cittadini che vanno in rete dobbiamo modificare, modernizzare, diciamo, le nostre tradizionali categorie giuridiche e i relativi istituti di tutela, perché devono essere adattati ad un mondo nuovo, al mondo virtuale, essendo invece nati in un mondo digitale che è ormai obsoleto. In questo senso questo implica da parte delle istituzioni una presa di coscienza di questo fenomeno nuovo e anche una capacità di trasformazione. In questo senso il progetto che oggi presentiamo costituisce un passo in avanti davvero importante e vorrei sottolineare innovativo. Io non voglio rubare altro tempo, passerei la parola al Presidente Cardani per il suo intervento. Sono felice di partecipare a questa presentazione. Credo che sia un incipit che non ho usato molto spesso, proprio perché ritengo che questo evento sia estremamente importante. Importante perché è un esempio di strumento civile, strumento di aiuto alla vita insieme in una società in cui gli spazi si sono ridotti. Prima tra me e il mio vicino c'erano le mura di casa, adesso fra me e il mio vicino c'è solo il tasto che fa partire una ricerca. Ora, questa compressione degli spazi, questo avvicinamento dei vari individui e personalità produce delle regole diverse di convivenza, che dovrebbero invitare, per carità, essendo maggiore la vicinanza, a una maggiore civiltà. Purtroppo non è così, perché quelle decine, centinaia, migliaia di persone meno civili della media, prima le riconoscevamo a distanza e potevamo proteggerci, ora ce le troviamo in casa, sullo schermo del PC, senza nessun segnale di preavviso. Ora, in casi come questi, ovviamente ci sono vittime maggiori e minori di un fenomeno di questo tipo. Più avvisato, scafato si potrebbe dire, è l'utente, per esempio un vecchietto come me che ne ha fatte di cotte e di crude. Io ho cominciato a lavorare con internet quando non si chiamava internet, si chiamava IRNET, ed era gestito dal GAR e da un consorzio di centri di ricerca. Avendo esperienza, sicuramente ci rimango male quando leggo certe cose. Per fortuna conosco oramai certe firme, quando vedo la firma di alcuni avvocati il cui nome comincia con S, non Scrap. Leggo nemmeno. No, sì, non leggo nemmeno. Ma le vittime ingenue, le vittime predestinate di questa attività sono proprio i ragazzini, i minori, per i quali la rappresentazione della loro personalità o di alcune loro caratteristiche che viene fatta sul web, inteso come strumento di comunicazione universale, senza sapere cosa vuol dire universale, però avendo presente che coloro che contano per loro, compagni di classe o che altro, sono tutti lì a leggere quelle cose, a guardare. Noi abbiamo avuto casi di suicidio
derivanti da questo tipo di pressione psicologica. Allora è necessario in qualche modo proteggere questi ragazzi, farli crescere con un sano equilibrio, perché quello che gli avvocati il cui nome comincia con S pensano di me, a me interessa molto poco, però un pochettino mi interessa. Devo essere in grado, da persona spero equilibrata, di pesare queste opinioni sulla generalità delle opinioni. Così devono fare anche i ragazzini. Se c'è qualcuno che li perseguita, bene, è qualcuno, non tutti. Non è il caso di soffrirne come ne soffro. Ecco, queste cose però si imparano lentamente. Io credo che uno strumento come questo sia innanzitutto uno strumento di civiltà e di civile viver comune, se vogliamo, particolarmente importante proprio perché si indirizza a tutti, ma ha un uso particolarmente, chiamiamolo, produttivo. Non voglio essere freddamente bilancistico in queste espressioni, però la produttività maggiore è proprio verso gli elementi meno equilibrati della società, che fatalmente sono i più giovani e più influenzati. Quindi uno strumento civile come questo è benvenuto nella maniera più calda possibile, ripeto, sia per il campo delicato al quale si applica, sia perché è un esempio di intervento del tutto privato. I Corecom lo fanno in maniera del tutto volontaria, non c'è un obbligo di legge regolamentare o pubblico, c'è un desiderio di produrre qualcosa di utile per tutti quanti. E questo è un desiderio per il momento limitato a 3 Corecom, ma siamo in fase di esplorazione e di test, e quindi vedremo poi come potrà essere generalizzato. Io devo dire, raramente ho visto qualcosa di cui possa essere così felice. Da un punto di vista, sì, sicuramente professionale, perché il legame con i Corecom è grande e qualsiasi cosa i Corecom facciano mi fa molto piacere, ma deriva anche da considerazioni da cittadino e da padre, che secondo me sono altrettanto importanti. Quindi grazie ai Corecom. Adesso spero passeremo, dopo questa fase introduttiva, a vedere veramente cos'è questa cosa, e lascerei la parola al dottor Lucci, che è presidente del Corecom. Grazie Presidente, grazie al segretario anche di questa introduzione, che ci dà in qualche modo la misura, anche il conforto che l'autorità ci sostiene in maniera convinta, decisa, su un tema delicatissimo. È un tema di grande attualità, l'internet oggi rappresenta centro di tutte le comunicazioni in Italia, rappresenta veramente un elemento fondamentale per la vita di tutti i cittadini, e poter incidere noi come Corecom in questo sistema, dare un contributo, un segnale, l'abbiamo fatto in questi anni attraverso un'attività di sensibilizzazione, di incontro, di ascolto dalla base. Adesso vogliamo sempre di più diventare un punto di riferimento per la comunicazione a 360 gradi e l'identità personale, digitale, la web reputation, il mondo di internet in generale ci interessa molto e vogliamo incidere in questo senso. Perché i Corecom e perché questa scelta, che ovviamente ci viene segnalata da una proposta della società Reputation Manager, e di questo progetto che è stato coordinato dall'ingegnere Leoni, che ringrazio anche per l'attenzione di questo periodo e per il lavoro che ha svolto di altissima professionalità. I Corecom hanno avuto e hanno oggi una grande possibilità di dialogo e di confronto con la base, dicevamo, con i cittadini, le istituzioni, le università, le scuole,
i centri di ricerca, ma voglio dire anche proprio i piccoli comuni, le realtà interne, le parrocchie. E questo confronto quotidiano che noi riusciamo a avere con la base ci permette oggi di avere un quadro delle criticità anche del mondo di internet che è significativo. Noi ci occupiamo prevalentemente oggi di tutela dei minori attraverso il sistema delle televisioni locali, quindi delle TV del territorio, cercando di monitorare quello che è il rispetto dei vari codici di autoregolamentazione, media e minori per esempio, ma anche sul tema dei cartomatti. E l'altro aspetto fondamentale è quello delle conciliazioni, cioè 100.000 famiglie, tra famiglie e imprese, entrano al core con un problema legato alla telefonia mobile e fissa e escono fuori con la soluzione. Questo significa che i nostri organismi sono pronti a dialogare con il territorio, con i cittadini, e portando soluzioni concrete. Siamo un punto di riferimento, oggi lo possiamo dire, dopo tanti anni in cui è stato difficile anche concepire i nostri organismi come una struttura pubblica che potesse dare un contributo reale sul tema così delicato. E allora oggi noi sempre di più vogliamo diventare questo riferimento, e lo sportello significa poter incontrare il disagio, le criticità. Il 64% dei cittadini oggi che naviga su internet ci rappresenta una difficoltà e criticità proprio rispetto ai temi del cyberbullismo, del sexting, anche della pedopornografia. Insomma, sono temi delicati. Il Presidente richiamava anche i casi di suicidio di giovani incappati in modalità, purtroppo, in una rete che nasconde le cose negative. A volte i ragazzi non hanno quelle infrastrutture culturali e psicologiche per decodificare un messaggio, per capire cosa c'è dietro un volto finto o un link no, attraente, ma di grande pericolo. E poter essere sul territorio, poter capire il disagio, poter confrontarci, parlare, confortare anche le famiglie che vivono un disagio di questo tipo diventa fondamentale. E poi riportare tutta questa esperienza, questo dialogo continuo, ad un livello superiore, ecco l'autorità, che a questo punto poi può svolgere, può far fare il salto di qualità nella regolamentazione. Sappiamo che il tema è difficile, è complesso, è delicatissimo, c'è un percorso lungo da fare, ma noi dobbiamo iniziare da qualche parte e lo dobbiamo fare come soggetti pubblici che ci mettono la faccia, perché questa sperimentazione è un rischio anche per noi. Lo dobbiamo dire, siamo i primi in Italia che si occupano in questo modo, con questa modalità di web reputation, di identità digitale. Io faccio un discorso ancora più ampio, non voglio, come dire, lasciare parentesi o confini. La rete è un tema gigante. Noi stiamo, per esempio, con le università italiane stiamo facendo dei bellissimi progetti di media education, che significa anche attenzione alle nuove tecnologie, non solo i rischi, anche le opportunità devono essere valorizzate e messe a disposizione dei più giovani e non solo. Ma oggi attraverso il nostro sito si può immediatamente fare un intervento di contatto con un'istituzione pubblica, che in questo caso è il Corecom del Lazio, il Corecom delle Marche. I nostri presidenti ovviamente mi hanno delegato a rappresentarli, ma c'è anche in questo un nuovo corso di condivisione dei progetti, condividendo i progetti, le buone pratiche, le belle esperienze con serietà. Anche lo richiamava il Presidente Cardani, anche in questa fase di difficoltà economica, il fatto che una società privata investa in questo campo e noi ci permette di avviare un percorso a costo zero, significa tanto, è un bel messaggio che noi diamo ai territori e ai cittadini. E dicevo, collegandosi attraverso il nostro sito sarà possibile, poi lo vedremo poi tecnicamente, grazie anche all'intervento del dottor Roberto Sgalla, del direttore centrale, che si occuperà di coordinare questa attività più tecnica e specifica per Reputation Manager. E c'è la possibilità. Ah, scusi, Andrea Barchisi, facevo confusione rispetto al programma che ho qui sotto mano. E dicevo, attraverso la sua presenza avremo la possibilità anche di vedere esattamente come funziona il progetto nello specifico.
Roberto Sgarra adesso invece lo dobbiamo citare in maniera opportuna, perché la polizia rappresenta un punto di riferimento fondamentale in questo processo. Il dottor Sgarra sta arrivando, ci sono già rappresentanti della polizia che danno un segnale in questo senso. Sui casi più difficili, più complessi, di grande criticità, noi ovviamente dovremo chiamare, coinvolgere direttamente la polizia, che già fa un lavoro ovviamente in questo campo che è di grande efficacia, di grande interesse, di grande professionalità, e noi vogliamo mettere un mattoncino sul territorio, come ho cercato di rappresentare. E volevo anche ringraziare la presenza di tante personalità del mondo della comunicazione che a più livelli, a diversi livelli, si occupano di questi temi, come Elisa Manna del Comitato Media e Minori, del Censis, del Consiglio Nazionale degli Utenti, Gian Maria De Paulis di Confindustria, Ezio Ercole del collega dell'Ordine dei giornalisti del Core con Piemonte. Ci sono insomma tante persone interessate ad accompagnare questo percorso virtuoso che oggi parte, con la soddisfazione e anche la felicità del Presidente Cardani, che per noi è fondamentale. Grazie. Andrea Marchesi. Sì, prego. Buongiorno a tutti. Siamo qui per vedere un po', diciamo, praticamente in che cosa consiste questo progetto. Cominciamo dal perché è importante questo progetto. Se non dispiace mi alzo, così andrò più a mio alto. L'identità digitale è il riflesso di chi siamo noi in rete. Che cosa significa questo? Significa che oggi noi abbiamo un'identità che non è espressa solo attraverso la carta d'identità, ma chiunque, solo con nome e cognome, può cercare su Google il nostro nome. Che cosa esce facendo questa ricerca? Escono video, contenuti testuali, social network, dati sensibili, immagini e così via, che creano un caleidoscopio di informazioni. Queste informazioni diventano pregiudizievoli. Significa quindi che chiunque si fa un'idea, ed è detta stretta di mano digitale. Questa stretta di mano digitale condiziona qualsiasi relazione futura. Questo è un passaggio chiave di questo nuovo mondo digitale. Quindi quando si pensa che l'identità digitale sia qualcosa di astratto, non lo è affatto. Con un nome e cognome noi abbiamo delle informazioni che ci direzionano in modo preciso verso un soggetto e condizionano completamente come si sviluppa la relazione con il soggetto stesso. Entriamo nel dettaglio. Guardate nel mondo i numeri. Facebook fa 1.32 miliardi di utenti attivi, che è quasi la popolazione cinese. Sono numeri che dovrebbero far pensare. Significa quindi che in questo social network globale connesso, in questo paese ci sono 1.32 miliardi che rovesciano contenuti, vita all'interno di questo network sociale. Dentro YouTube siamo oltre 1 miliardo di utenti attivi, video, quindi da un lato una mappa di relazioni, dall'altro una struttura collegata di video accessibile a chiunque. Twitter, 271 milioni di utenti attivi. Abbiamo preso questi tre social network per identificare praticamente tre animali di specie completamente diverse. Twitter è più simile, perdonatemi la banalizzazione, un SMS. Facebook è quasi un documentario della nostra vita. YouTube invece è come se fosse la prima, con una funzione mediaticamente dal punto di vista strutturale televisivo. In Italia su Facebook siamo su 26 milioni di utenti attivi, YouTube 24 milioni di utenti, Twitter 4.7 milioni. Capite che anche nella realtà italiana stiamo parlando di una pervasività completa. Una pervasività completa, quindi stiamo mettendo mano su una questione che a livello epidermico abbiamo compreso tutti quanto è importante, ma chi ha i numeri sotto e chi ci lavora tutti i giorni si rende conto che è una realtà che non lascia tracce come il traffico, ma è molto più impattante, perché esiste dentro ogni smartphone, dentro ogni computer, ormai in qualsiasi cellulare, qualsiasi mobile è un computer. Quindi chiunque può prendere informazioni su chiunque altro in modalità gratuita, da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Questo fa capire quindi che siamo di fronte a un mondo che è radicalmente cambiato. Se 20 anni fa avessimo
voluto avere un'immagine di quello che è oggi in metropolitana, nelle strade, in cui tutti degli smartphone continuano a cercare e vedere informazioni, avremmo pensato ad essere inizio. Questa è la verità. Nella metropolitana di Milano, ad esempio, l'esperimento sociale che faccio sempre è contare quante persone vedo chine sullo smartphone durante il viaggio. Percentuali imbarazzanti. Ma internet non è solo social network, questo è un preconcetto. Abbiamo considerato una parte, in realtà è anche tutto il resto, blog, forum, informazioni, internet, quotidiani. La stampa ovviamente si sta digitalizzando nel senso del termine. Internet è un transmedia. Quando si sente parlare della dicotomia tra internet e i vecchi media, è qualcosa che non ha senso, perché in realtà internet è un mezzo, non è un'alternativa. Quindi tutti i media, la radio, converge da anni su internet, non c'è vero dissidio, tutto sta convergendo dentro questo transmedia. Vi sono il 42% di uomini e il 38% di donne negli anni su, per un totale di 21.7 milioni di utenti attivi in un giorno medio. Parliamo di un dato assolutamente rilevante. Il 68.3% dei ragazzi in età 16-17 anni residenti in Italia ha usato internet. Guardate come verso la fascia 14-17 anni questa pervasività è completa, 90.4%. Quindi, dato che noi mentalmente dobbiamo essere sempre rivolti al presente e al futuro, non stiamo parlando di 21 milioni di utenti, noi stiamo parlando in divenire di tutta la popolazione italiana. È una questione generazionale e demografica. Oggi noi ci stiamo occupando soprattutto delle fasce più deboli. 90.4% di ragazzi tra i 14 e i 17 anni, sì, ma hanno una consapevolezza di che cosa stanno facendo, e questa è la domanda chiave. Come stanno approcciandosi a questo transmedia? Per guidare l'auto è pacifico che serve una patente, ma per guidare questo oggetto qua, chi la rilascia? In un incidente in questi mezzi qua, noi lo sappiamo per esperienza, può essere molto più invalidante un incidente stradale, con tutto il rispetto. Ci sono delle vite che sono state spezzate, perché ricordate che internet non dimentica. Una volta che un contenuto viene messo in internet, si perde la paternità del contenuto, può essere copiato, incollato, diffuso in un qualsiasi luogo. È come se internet fosse un replicatore automatico. Nel momento in cui noi lasciamo cadere il contenuto, questo viene replicato e diffuso in modo virale, in funzione ovviamente dell'interesse del contenuto stesso. Vuol dire che ne perdiamo il controllo, del bene e del male. Il 64% degli adolescenti teme che le proprie informazioni vengano usate per scopi diversi a quelli dichiarati. Hanno ragione a temere. Pensate quanto è facile oggi costruire una identità finta. Con tutte le foto che esistono in internet su chiunque di noi, riusciamo a trovare indirizzi, riusciamo a trovare luoghi di lavoro, carriere e così via. Costruire un profilo credibile è facilissimo. Mettendo assieme le informazioni si può andare molto oltre. Il 15% dei teenager appunto è vittima di un furto di identità online. Questa cosa, tra parentesi, noi la stiamo raccontando focalizzata ovviamente nei teenager, ma non pensate che non accada anche nei settori più maturi, che non accada nella dirigenza, che non accade anche ai vertici della politica. Pensate quanto è facile, quanto è stato facile ad esempio per un soggetto X prendere delle foto di Monti, creare un account Twitter e dichiarare quello che voleva prima che la stampa e tutto il mondo si accorgesse che non fosse il vero Monti a fare quelle dichiarazioni. Ci sarebbero ore e ore di casi molto interessanti da fare, ma pensate a che cosa significa adesso riuscire a costruire un'informazione a nome di chiunque altro non verificabile. Si apre uno scenario assolutamente potente. Il 30% si è pentito di quello che ha postato online. Mi permetto di aggiungere, troppo tardi. Il pentimento molto spesso richiede un ragionamento successivo, quindi le tematiche del rischio sono furto di identità, uso incontrollato dei dati personali dei nostri figli, dati di navigazione e così via, cyberbullismo, sexting, praticamente invio di messaggi e foto sessualmente espliciti principalmente via smartphone. Ricordate che tutti questi oggetti sono in rete, e una volta che questi oggetti sono in rete, perseguitano per tutta la vita il soggetto. Non lo dico con esagerazione,
commenti, immagini, video offensivi alla reputazione e alla dignità dell'immagine, adescamento e violenze sessuali online. Purtroppo questi canali, che sono una grande conquista per l'umanità e una grande evoluzione, come ogni strumento hanno degli effetti collaterali, dei side effect. Fondamentalmente possono essere luogo, come lo erano prima le chat di forum, quindi stiamo semplicemente assistendo ad un'evoluzione del fenomeno, non stiamo assistendo ad una discontinuità. Però durante questa evoluzione sta aumentando l'intensità del fenomeno stesso, diventando pervasivo. E vi sono anche la visione di siti pornografici e pedopornografia. Ve ne sono centinaia di migliaia ed è estremamente difficile contornarli. Tutti voi avete sentito parlare del diritto all'oblio. Il diritto all'oblio è stato il primo tentativo europeo di cercare di circoscrivere un problema relativo alla, diciamo, alla forma perenne del dato. La faccio pratica, tutto è nato da un soggetto spagnolo che, avendo avuto un fallimento 10 anni prima, dice: è possibile che io tutta la mia vita non riesco più a creare nulla di nuovo, perché chiunque legge di questo mio fallimento di 10 anni fa mi ritiene non credibile e quindi non affidabile per qualsiasi iniziativa? Si chiama Costeia, questo soggetto. Ha avuto ragione di fronte alla Corte Europea e da quello è nato il diritto all'oblio. Il diritto all'oblio nella pratica ha avuto 931.000 richieste, quindi stiamo parlando di 931.000 link per cui è stata fatta espressa richiesta di rimozione. Stiamo parlando quindi di problemi estremamente seri. Il numero di richieste ricevute è 256.000. Come sta andando avanti la storia? La storia è che il 72,4% viene rifiutato. Quindi capite che questo diritto all'oblio non sta più funzionando. Non sta molto funzionando. In realtà sta funzionando principalmente per dentro l'area che viene accettata c'è molta violazione della privacy, foto e così via, ma il vero diritto all'oblio è molto trascurato. Ovviamente è Google che decide in questa attuale formulazione del diritto all'oblio se accettare o meno. Anche qui potremo discutere a lungo della questione. Noi usciremo con un libro sul tema intorno a ottobre, perché qui c'è molto di più in gioco che il semplice diritto all'oblio. Qui c'è proprio un rapporto tra l'identità digitale, la libertà d'espressione e il diritto di cronaca. I grandi due contendenti in questo gioco sono il diritto di cronaca e il diritto alla privacy. Cos'è più giusto che si sappia? Che Costeia ha avuto un problema o che lui mantenga la sua privacy? Non è così facile dare una soluzione a questo problema, è molto delicato. Noi come Reputation Manager siamo al servizio, in questo caso, dell'istituzione. E abbiamo un'esperienza consolidata con oltre 1500 casi di segnalazioni ricevute e oltre 500 progetti attivi sul tema. Di conseguenza quindi cerchiamo di mettere assieme, ringraziando Agicom e Icorecom, mettiamo assieme l'esperienza delle istituzioni e l'esperienza del settore privato. E questo è un caso importante che auspichiamo si replichi il più possibile. Esempi di casi reali trattati li abbiamo già anticipati e discussi: diffusione in rete di video che ritraggono ragazzine minorenne durante rapporti sessuali. L'intervento richiede censimento e monitoraggio attento, richiesta e ottenimento della rimozione dei canali online, diffusione in rete di dati personali relativi a soggetti minorenni. In realtà ce ne potrebbero essere 50 di casi. L'eterogeneità è un altro fattore che colpisce e le soluzioni sono ogni volta particolari. Siamo quindi qui a presentare assieme la modalità di funzionamento dello sportello Web Reputation. Si tratta quindi di un sistema organizzativo, metodologico e tecnologico che tende anzitutto a dare una prima soluzione ad un problema che per ora non ne ha. L'obiettivo quindi è quello di permettere
e mettere a disposizione dei cittadini un servizio che aiuti a difendere la propria identità digitale. Noi che siamo con le dita dentro questo problema tutti i giorni, il primo problema anche è fargli avere consapevolezza del problema, fargli avere consapevolezza di che cosa c'è davvero su di loro in rete, perché non è affatto scontato, non è affatto scontato. I soggetti coinvolti, come abbiamo già detto e che ringraziamo, l'iniziativa è proposta dal Corecom Abruzzo, Lazio e Marche, e il patrocinio gratuito, come dicevamo in tempi di spending review, dell'Agico. I destinatari, dal 15 luglio al 31 ottobre 2015, ci sarà uno sportello online di segnalazione dei contenuti lesivi presenti in rete per tutti i cittadini di Abruzzo, Lazio e Marche tramite i portali istituzionali dei Corpi. Rapidamente, per non abusare del vostro tempo, scusate, ma la tematica necessitava di un minimo di cappello introduttivo, perché viceversa poteva suonare un po' astratta, perché la domanda che ognuno di noi probabilmente ha in testa è: c'è davvero bisogno di una cosa del genere? Per gli addetti al settore sì, volevo fosse un po' chiara anche per chi non è tutti i giorni dentro questa materia, è una cosa che tocca a tutti noi, soprattutto le fasce più deboli. Che cosa quindi dobbiamo andare a guardare? Video, immagini, foto personali, scritti personali, dati personali. Qui la privacy è un grande sottofondo a questo tema. Articoli, commenti, immagini, video offensivi della reputazione, video discriminatori e così via. Benissimo. Di conseguenza quindi andrei oltre. Questo è l'applicativo, che sostanzialmente si suddivide in step fondamentali. Anzitutto l'utente deve iscriversi per dare dei suoi dati, autorizzare sia il Corecom che noi a gestire il trattamento del dato. Successivamente vi è una profilazione in cui il soggetto stesso deve inserire i dati minimi che ci consentano di aiutarlo. E infine c'è l'analisi dell'identità digitale. Entrando maggiormente nel dettaglio, questo è il processo. Il cittadino di conseguenza accede allo sportello Web Reputation, l'operatore Corecom riceve da una sua interfaccia la segnalazione, abilita l'istituzione privata Reputation Manager a lavorare il contenuto, a fare dell'analisi, a mettere al suo servizio l'esperienza. Il risultato torna poi in un'altra interfaccia all'operatore Corecom, che poi avvisa il cittadino. Di qui poi si aprono anche scenari di collaborazione short verso polizia e verso altre possibili soluzioni. Ovviamente c'è uno streaming anche di reportistica avanzata sull'andamento di tutte le richieste e così via. Nella pratica quindi vi sarà l'accesso all'interno del portale, di cui si accederà in modo estremamente semplice, ovviamente dovendo difendere le fasce più deboli della popolazione. Deve essere molto semplice l'applicativo. Questo è nella pratica come sarà fatto lo stesso. Andrei velocemente oltre. In ogni caso è importante la segnalazione della lesività stessa. La cosa interessante da dire è che questo oggetto va oltre per tutelare il cittadino, ma non solo si fermerà alla segnalazione che viene data dall'utente stesso, ma guarderà su Google, guarderà sui video, guarderà sulle immagini per dire all'utente: guarda, hai guardato qua, sei davvero sicuro che non ci sia un qualcosa che non sia pericoloso per la tua vita, per la tua privacy, per la tua identità? Di conseguenza l'oggetto andrà a scandagliare per lui, mettendo con intelligenza artificiale la sua esperienza al servizio delle persone che sono meno in grado di farlo, andrà a guardare i suggerimenti di Google, andrà a guardare i risultati dello stesso video e così via. Queste sono, direi, sostanzialmente le cose più importanti da dire. Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio ancora una volta le istituzioni per questa opportunità di fare qualcosa di utile. Grazie, grande, se prendo la parola. Volevo fare una domanda che è tra una mia curiosità, che è tra il giuridico e il tecnico. Io ho letto forse superficialmente la sentenza Google Spain e la mia domanda è:
Siamo proprio sicuri che questa sentenza garantisca il diritto all'oblio? Perché se non ricordo male, nella sentenza c'è scritto che Google è tenuto a rimuovere il dato dello spagnolo fallito dal motore di ricerca, ma il dato nel web rimane, cioè il vero diritto all'oblio è la rimozione dal motore di ricerca, da tutti i motori di ricerca, solo da Google, o è la rimozione dal web? E la domanda, e questa è la domanda giuridica, la domanda tecnica: è possibile la rimozione totale dal web, dal dato, o mi devo accontentare della rimozione dal motore di ricerca? Giuridicamente ha assolutamente ragione, e non solo, è anche più intricata la situazione, perché Google non solo può anche non rimuovere il contenuto, perché a suo giudizio, quindi è stato eletto come giudice primo del fatto che il contenuto leda o meno il diritto di cronaca e privacy. E come abbiamo visto, un giudice abbastanza di parte, perché il 74% dei contenuti non lo rimuove. Ma quando lo rimuove solo dai siti europei. Google.com continua a farlo vedere. Se poi si fa anche una ricerca diversa da quella che si è indicata, il contenuto continua a resistere, quindi è ancora più subdola la questione. Quindi vuol dire che se io cerco Andrea Barchesi e dico voglio eliminare questo contenuto per Andrea Barchesi, se qualcun altro cerca Andrea Barchesi Reputation Manager, il contenuto resisterà ancora. Quindi non solo Google è un po' resistente all'eliminarlo, ma in realtà lo elimina in modo molto molto parziale, diciamo lo leva solo dal tavolo di casa lasciandolo in tutte le altre strade. Dal punto di vista poi tecnico, sì, dovrebbe essere rimosso per il diritto all'oblio dovunque, purtroppo è praticamente impossibile. L'unica via per arrivare a una cosa del genere, ma non la vedo, non dico giuridicamente, ma anche tecnicamente possibile, è accedere a livello proprio di provider, proprio di rete, mettendo tra virgolette in blacklist determinati link. Quindi non è più questione del possessore del dato, perché anche qua c'è un'altra pazzia, nel senso viene attaccato Google che è il mediatore del dato, ma non sparisce giustamente dall'articolo del giornale. Il vero diritto all'oblio in senso assoluto non esiste, il dato rimarrà sempre da qualche parte, difficilmente da raggiungere, ma rimarrà sempre nel mondo. È anche difficile questo. In eterno. Rimane in eterno e non è neanche difficile da raggiungere, perché come dicevamo prima, basta cambiare la ricerca, basta cambiare... Quindi la sentenza è stata un po' troppo enfatizzata. Quella sentenza credo sia un primo passo verso un problema estremamente grande, sì, è stata molto enfatizzata. Non volevo aprire un dibattito, so che Maurizio voleva dire una cosa, però... No, una battuta soltanto sul diritto all'oblio, perché sono d'accordo con te Francesco, nel senso che il diritto all'oblio, come dico, lo contributo, non esiste, nel senso che io poi personalmente sono convinto che esiste un diritto di ogni cittadino alla memoria, ma non all'oblio. L'oblio è una declinazione giornalistica di un tema molto puntuale. La Corte di Giustizia si è riferita soltanto alla normativa in materia di privacy, punto. Ci sarà una declinazione positiva, in diritto positivo del diritto all'oblio, con l'approvazione prossima del nuovo regolamento sulla privacy. L'articolo 17 stabilirà una procedura vera e propria per la rimozione dei contenuti, dei riferimenti non più necessari rispetto appunto all'indicizzazione. Ma il tema è delicatissimo. Le dimostrazioni che il Consiglio d'Europa, che in parallelo sta avviando la revisione della Convenzione 108 sul trattamento di dati automatizzati, si è rifiutato di disciplinare puntualmente il diritto all'oblio, perché? Perché rischia di toccare la libertà di espressione, quindi è delicatissimo, molto puntuale. Ringrazio molto per questa presentazione, che è molto, molto importante e molto utile. Volevo dare la parola al dottor Petrucci, presidente del Coricom Lazio, perché sono due minuti che questi stimoli finali dimostrano la bontà dell'iniziativa e la loro pregnanza. Io sono dell'altro secolo, il diritto alla memoria è fosco, diciamo, quindi mi adatterò a queste cose. Volevo ringraziare per il patrocinio anche di passione che l'autorità e il presidente, l'avvocato Scanafa, tutte le strutture hanno dato a questo lavoro. Volevo ringraziare il consigliere di Stefano, perché è grazie a lui che dal punto di vista operativo Reputation Manager, che è la società che avete visto, ha trovato un interlocutore in grado anche di ragionare e di portare a termine, diciamo, tutta la progettazione. Siamo qui per questo motivo. E poi dire un'ultima cosa, con un aneddoto, l'avvocato lo consente. Una delle prime riunioni che ho fatto da presidente del Coricom Lazio è stata in Val d'Aosta, e sentire l'avvocato Scrafani che diceva: i Coricom, citando un
una commissione parlamentare, i CORCOM sono l'unico esempio di organismo sul territorio, di filiera territoriale, di un'autorità amministrativa indipendente. Io credo che anche questo esempio, anche questo caso, dimostri la bontà, vorrei dire oltre la best practice, la only practice dei CORCOM sul territorio, che facciamo con le attività e le competenze che ricordava il Presidente Lucci, che facciamo anche con l'innovazione, che facciamo cercando di dare un servizio sempre più di prossimità, che non è soltanto burocrazia, come ci ricordava il Presidente ieri, ma è anche andare avanti, offrire nuove opportunità e cercare di rispondere alle domande dei cittadini. Questa domanda in particolare, oltre all'iniziativa di Reputation Manager, noi come CORCOM l'abbiamo anche testata con mano nelle decine e decine di incontri fatti presso le scuole, la cosiddetta media education, in cui i ragazzi, i docenti, i genitori ci chiedevano una mano, come fare per risolvere questo problema che sta diventando veramente grave. Vedo la dottoressa Ciardi, con cui abbiamo ragionato molto di questo aspetto, e ringrazio anche io il dottor Scala, che significa che la polizia postale è qui. Noi stamattina c'è una mia dichiarazione che parla, noi siamo l'avamposto della polizia postale, evidentemente non è così. Il messaggio è quello che vorrei cercare di far passare, che prima di arrivare alla polizia postale, che comunque in qualche misura può essere di imbarazzo, perché come le denunce per tutti, per i ragazzi, per i genitori, se non riusciamo cerchiamo con la moral suasion, con il tentativo, come dire, bonario, di prevenire anche la denuncia, sia perché la polizia postale è aggravata le sue competenze di questi problemi, sia perché grazie alla polizia postale noi stiamo imparando, andando in giro per le scuole, quanto bisogno c'è di prevenzione. Questo è il messaggio che volevo lasciare, ringraziando ancora i colleghi ovviamente del CORCOM e tutti voi resti. Vorrei passare la parola al direttore Sgalla, ringraziandolo per la sua autorevole presenza, che rappresenta un segnale di attenzione importante. E prima di farlo vorrei anche ringraziare le strutture dei CORCOM, quindi i dirigenti e i funzionari, che poi si occuperanno completamente di recepire le segnalazioni che arriveranno dai cittadini, quindi il loro supporto, il loro lavoro sarà fondamentale, sarà il valore aggiunto in realtà di questo processo. E grazie anche in particolare alla dottoressa Caruso, che ci accompagna per mano in queste attività sempre con grande disponibilità. Direttore, grazie ancora e la parola. Grazie, io chiedo scusa di essere arrivato in ritardo, di varie cose, quindi purtroppo non ho seguito da internet, per cui con il rischio di ripetere cose già dette, ancora di dirle peggio di quelle che già sono state dette, probabilmente sarà così. Però permettetemi alcune riflessioni preliminari. Prima già l'ha fatto il presidente del CORE con Lazio, cioè il rapporto che c'è già tra CORE con le strutture periferiche, sia sul versante della sensibilizzazione o dell'informazione, e sia purtroppo poi anche sul versante eventuali. E su questo diceva appunto il responsabile di Reputation Management, che noi, come dire, non siamo una variabile indipendente in questa partita, perché è evidente che laddove si andranno ad analizzare i profili penali delle segnalazioni, i destinatari poi saremo noi. Lo dico perché è evidente che questo è un passaggio delicato, chiaramente può essere in distanza valutato e analizzato anche attraverso un lavoro di buonare di informazione corretta. Io credo molto ai processi di mediazione. Questo paese troppe volte si è ricorso alla risorsa penale sperando o pensando che la risorsa penale risolvesse il problema. Assolutamente no, la storia ce lo insegna. La risorsa penale interviene sulle patologie, qui pur essendoci qualche elemento di criticità dovremmo sicuramente fare un lavoro, però il dato oggettivo è che poi spesso alcune di queste soluzioni che abbiamo fatte arriveranno sui nostri tavoli sul piano poi di carattere. Credo che già sia stato detto molte cose, quindi le tralascio. Indubbiamente credo che un elemento che dovremmo tutti sempre di più sottolineare è, usando due termini che è importante, uno la consapevolezza. Oggi ancora non c'è consapevolezza di che cosa può succedere appunto utilizzando gli strumenti del web e gli strumenti.
ancora credo che molta gente pensa che lo schermo sia una specie di invalicabile per cui attraverso quello strumento puoi dire tutto quasi tutto. E quindi credo che questo sia un elemento su cui dovremmo assolutamente ragionare e favorire il processo di informazione, di comunicazione, di sensibilizzazione. Perché è chiaro che l'anonimato, è molto aleatorio, non c'è un anonimato facilmente identificabile, specialmente in questi rapporti anche molto semplici. Qui non parliamo di tipo web, non parliamo di top, parliamo di persone che magari prima diffamava in piazza, diciamo così, nell'agora pubblica e oggi usa l'agora virtuale per diffamare, ma insomma il fenomeno è lo stesso, tant'è che i reati contestati sono quelli di cui il codice penale, la diffamazione, la calunnia, eccetera. Quindi questo dobbiamo, credo, fare tutti un po' uno sforzo di sensibilizzazione. Dall'altra c'è sicuramente anche qui, noi lo vediamo, quante volte siamo subissati da, io le chiamo pseudodenunce qualche volta, perché è vero, perché qui ci sono eminenti giuristi, è vero che il diritto all'onore e alla reputazione sono diritti addirittura costituzionalmente garantiti, però spesso, e in questo caso faccio riferimento non tanto alla persona anonima, ma parlo delle persone pubbliche, che qualche volta si sentono, come dire, violate nei loro diritti, quando invece chi, come dire, esprime una critica lo fa nell'esercizio della libertà critica e quindi non travalica i limiti penali. Noi l'abbiamo visto questo aspetto, ormai la magistratura c'è una giurisprudenza molto consolidata e credo che su questo versante mi auguro che anche il garante della privacy, come dire, aiuti a ragionare in tal senso. Noi riceviamo tantissime denunce da figure pubbliche in cui invece poi appunto l'esercizio di diritto di critica, che voi sapete ha delle caratteristiche ben precise, la rilevanza sociale dell'argomento, la pubblicità della persona stessa, fa sì che non sono reati, non sono diffamazioni, ma sono esattamente esercizio di diritto di critica. E a questo ancora di più rispetto al mondo aziendale, evidente questo è un progetto che si rivolge fondamentalmente credo al rapporto peer-to-peer, cioè alle persone, quindi ma se e come potrebbe succedere che anche l'azienda si sente, come dire, minacciata, tra virgolette, sente violata nei propri diritti di reputation, beh, io credo che lì uno dei primi temi, proprio ieri alla RAI se ne è ragionato in un tavolo, in un seminario chiuso con appunto studiosi, eccetera, sul tema della web reputation, tutto si era parlato ieri, io in maniera molto modesta, in maniera molto sommessa, ho detto che forse era mancato un termine in tutta quella discussione, che è la qualità. Cioè se la ditta non offre qualità diventa poi complicato, certo poi come si misura quella qualità è tutto da vedere, ma è complicato pensare che poi tu cittadino diffami eccetera eccetera se il requisito fondamentale dell'azienda, di chi fornisce prodotti e servizi non viene realizzato, cioè c'è quello della qualità, certo non è, come dire, le due cose non sono in stretta correlazione, non sempre il fatto che la qualità sia scadente autorizza il cittadino a dire, passatemi il termine un po' grossolano, peste economiche d'azienda, però c'è un problema, non fosse altro, di attenuante. Quindi io credo che questo tema, lo dico non per sminuire l'importanza di tutelare l'onore, la reputazione, la dignità delle persone e o di aziende, ma perché il tema è sicuramente molto più ampio. Per cui noi abbiamo fatto bene a porre sempre l'attenzione su come purtroppo questa nuova piazza virtuale, qualche volta appunto proprio perché dietro ci si pensa che ci sia l'anonimato, la difesa dello schermo e quindi porre l'attenzione nei confronti dell'eventuale danneggiato, dell'eventuale offeso. Però credo che vada richiamato anche i limiti che come già esiste, come esiste nel nel diritto, nella stampa chiamiamola tradizionale eccetera, a maggior ragione vale lo stesso termine nei nuovi strumenti di comunicazione. Certo, i dati ci sono, guardate, io vi do solamente alcuni elementi di diffamazione online. Noi siamo passati da 3.707 casi trattati nel 2013 con 561 denunce, 55 spazi
con contenuti illeciti, di cui 19 sono stati sequestrati, e su questo il tema che aveva affrontato prima, e cioè come i provider si, come dire, si atteggiano di fronte a questi aspetti, mentre voi sapete, oggi noi colleghi che sono qui presenti lo sanno bene, mentre i provider sono molto disponibili a rimuovere prodotti che hanno sicuramente immediatamente la caratteristica di reato, comunque penso a fenomeni quali orientato per la pornografia, terrorismo eccetera, sono molto più cauti, gli stessi loro comitati etici sono molto più cauti nella rimozione di invettive, di, come dire, di aspetti che sono sempre molto borderline, tra, e specialmente in alcuni paesi dove sapete la legislazione è molto più libera, come dire, molto più ampia, molto più permissiva, diciamo così, ecco, poi ognuno già può, quindi, il criterio della permissività è sicuramente sono un criterio molto discutibile, molto aleatorio, però questo credo che sia un elemento su cui riflettere. Dicevo quindi il dato solamente della diffamazione, e chiaramente gli anni successivi abbiamo avuto 648 persone nel 2014, con un incremento, solo quest'anno, quindi primo semestre di quest'anno, già 351, quindi sicuramente il fenomeno è un fenomeno ben presente. D'altronde lo dicevo questa mattina in un'altra sede, se i reati tradizionali, voi sapete l'omicidio è uno dei reati che negli ultimi 10 anni è costantemente in diminuzione, nel 2014 quindi è stato in assoluto l'anno del minor numero di omicidi in Italia da quando le statistiche possono raccontare, cosa succedeva nel 1600 è difficile dirlo, da quando la scienza della statistica ci fornisce il dato, e anche gli altri reati tradizionali, anche se con vicende alterne legate a congiunture, a fenomeni sociali, a fenomeni, però sono reati, come dire, costantemente in diminuzione, reati tradizionali, o comunque in... Noi dobbiamo aspettarci nei prossimi anni che i reati informatici avranno un incremento. Questo è un dato oggettivo, ma non perché, come dire, le forze di polizia sono incapaci, anzi tutt'altro, ma proprio perché è un dato oggettivo. Man mano che questi strumenti, come dire, avranno una diffusione ulteriore, è chiaro che molti di questi reati troveranno purtroppo nello strumento informatico il luogo e la sede dove trovare il luogo dove viene commesso. Sostituzione di persona, si parlava prima, noi pensate abbiamo avuto nel 2013 4.300 casi, nel 2014 5.411 casi, quest'anno solo nel primo semestre ne abbiamo avuto oltre 2.700. Quindi questi sono dati molto banali, per carità, ma loro anche, come dire, empiricità, però dà l'idea appunto di come poi non parliamo di reati più gravi che qui sono stati già citati. D'altronde, voi sapete, lo stesso decreto, quello sul contrasto alla violenza alle donne, il famoso contrasto al femminicidio, aveva introdotto per la prima volta il tema dell'identità digitale, e proprio prevedendo una aggravante specifica per tale delitto. Quindi è chiaro che sentivo prima l'esigenza di, chiaramente oggi la normativa probabilmente è molto più arretrata dei fenomeni, spesso la normativa è stata capace di anticipare certi fenomeni, qui purtroppo è una normativa che per una serie di motivi, ovviamente anche aspetti di arretratezza culturale complessivi, di difficoltà di comprensione, di una scarsa specializzazione anche nelle sedi decisionali su questo tema, chiaramente risente di una sua quantomeno inadeguatezza, e quindi è chiaro che c'è questa esigenza, anche se già ci sono stati elementi, ecco, chiaramente il nuovo regolamento del garante della privacy sarà un elemento importante, io credo che gli stessi, cominciando dalle cose più banali che sono gli ordini professionali dei giornalisti, che sono i codici deontologici, per quello che valgono, io non ho mai creduto ai codici deontologici perché essendo uno poliziotto si direbbe uno sbirro, abbiamo sempre detto che se non c'è una sanzione è difficile che poi una norma venga rispettata, vivremo in un paese ideale e non mi sembra che sia questa l'Italia in questo momento specialmente, quindi voglio dire, però credo che una produzione culturale in tal senso debba essere messa in cantiere, quindi ben vengano queste iniziative. Io mi sono voluto, chiudo veramente, chiedo scusa anche magari di allungare, mi sono voluto veramente molto volentieri, i colleghi hanno assistito al dibattito, quindi saranno poi magari fonte di ulteriori informazioni nei miei confronti, mi sono
molto volentieri, ho accolto l'invito, credo per salutare la presenza del Presidente, a cui ci lega un rapporto anche di collaborazione e credo anche di simpatia reciproca, perché siamo due istituzioni che sicuramente lavoriamo sul piano dei diritti, e la Polizia lavora per garantire i diritti. Io non dico voi cos'è, ma spesso mi capita di affermare in qualche altra sede, visto che c'è qualche perplessità, la Polizia lavora per garantire i diritti, non per limitarli. Il problema è che basta bisogna limitarli per far sì che vengano garantiti ad altri, non solo per questo motivo, credo che sia ben chiaro. Quindi ci troviamo sugli stessi fronti. Dicevo, quindi noi siamo veramente molto contenti, è stato molto piacere accogliere questo invito. Io personalmente, detto anche se purtroppo con tempi limitati ho voluto essere presente e portarvi in salute e fare queste modestissime riflessioni, perché crediamo molto a tutte quelle attività che magari anche un po' diciamo borderline rispetto a solo all'attività più importante che qualche volta può avvenire, quella della repressione, comunque della proattività rispetto a comportamenti illeciti. Ci teniamo molto al tema della prevenzione, al tema della formazione e dell'educazione, specialmente su un terreno in cui probabilmente una scarsa conoscenza, una scarsa, come dire, anche consapevolezza, ecco, mi piace utilizzarlo questo tema perché l'ho usato in altre sedi, mi sembra molto appropriato, fa sì che poi si corre il rischio di, come dire, scadere su aspetti penali, con poi noi ce l'accorgiamo, ci diceva la dottoressa Ciardi, quando poi la gente, sia essa vittima, sia essa autore del reato, si va in ufficio di polizia, spesso ci va con meraviglia, dicendo non lo sapevo, non pensavo, oppure come non ero consapevole che attraverso questo strumento potessi fare un danno di questo tipo. Quindi veramente grazie, complimenti ai Corecom che hanno dato vita a Marche, Lazio, hanno dato vita a questa iniziativa, e Abruzzo, credo che siano le tre regioni, quindi complimenti alle tre regioni, i tre compartimenti, cominciando chiaramente a Lazio, per un po' di dimensione, anche per le altre due, le Marche poi sono particolarmente affezionate, essendo io un marchigiano, quindi a maggior ragione agli altri due compartimenti, un augurio di buon lavoro. Grazie per l'apertura alla condivisione di questo percorso comune. Io vorrei farvi piacere che il Presidente Coronella delle Marche potesse aggiungere qualcosa, anche perché è stato proprio il Presidente che ci ha permesso di essere intorno a un tavolo la prima volta a ragionare su questa opportunità. Io ritengo che sia una giornata importante quella di oggi, ringrazio il Presidente Cardani per l'ospitalità, parlava di incipit, può darsi che oggi inizi anche un nuovo lavoro su questo tema del web, per i numeri che ci venivano dati da Barchesi, il web, la rilevanza del web, l'evoluzione dei numeri nel giro di pochi anni. Questo fa sì che l'attenzione di Agicom, dei Corecom, della Polizia Postale, ma io penso infine anche del legislatore, cioè del Parlamento, debba concentrarsi su questo tema. Dobbiamo concentrarsi su un tema nuovo, su problemi nuovi che derivano dai numeri che ci venivano dati. Facebook era zero qualche anno, pochi anni fa, oggi è 26 milioni, vuol dire che metà della popolazione italiana è lì, e spesso diventa anche una sorta di sfogatoio senza regole, senza nessun ordine, nessuna regola, e tutto questo deve vedere in qualche modo il legislatore e le autorità per le comunicazioni in qualche modo intervenire, non per censurare, non per bloccare, ma per mettere un minimo di razionalità e di sicurezza nell'ambito di questi strumenti. Abbiamo lavorato in questi mesi per attivare questo esperimento. Questo esperimento non è che risolverà i problemi enormi che questo mondo evoca, però può aiutare a costruire una sensibilità iniziale, un incipit, una sensibilità
su un tema che è rilevantissimo nel nuovo secolo, nel nuovo millennio, in cui ciò che appare spesso è più importante di ciò che è, in cui c'è un ruolo nuovo del Parlamento e anche delle autorità. Io devo dire che già un paio d'anni fa io e Filippo Luci abbiamo incontrato anche il garante per la privacy, con il quale avevamo già rapporti parlamentari, il Soro, avevamo cominciato ad affrontare questo tema perché è un tema anche di altre autorità. Devo dire che abbiamo trovato in Agcom, nella nostra un'autorità di riferimento, una grande sensibilità, un grande impegno del Presidente Cardani, del Segretario Sclafani e della dottoressa Ria, della dottoressa Caruzzo, che ha sempre seguito con noi queste problematiche di Corecom. Abbiamo trovato anche un'azienda che ha esperienza, può aiutare a costruire, ripeto, un esperimento, una sensibilità che poi avrà bisogno di ben altri strumenti, ma oggi lo vedo come un inizio positivo, la costruzione di un percorso che può aiutarci a costruire un percorso positivo, condiviso nel mondo dei nuovi media. L'Agcom per anni, le televisioni, le radio, oggi la telefonia, oggi la nuova informazione che avviene su internet nell'era della convergenza tra telefono, computer, televisione in una modalità, diciamo, di fruizione globale e multimediale dei contenuti. A me sembra una giornata importante, la presenza così autorevole di tante personalità sta a dimostrare che abbiamo colto nel segno. Ringrazio anch'io la presenza del direttore della Polizia Postale, con i quali l'Agcom e il Corecom abbiamo costruito in questi anni anche tante iniziative nelle scuole, nelle Marche abbiamo fatto insieme alla Polizia Postale centinaia di iniziative nelle scuole, ma anche nelle altre regioni spesso è avvenuto. Questo perché le famiglie avvertono l'urgenza di fare qualcosa su questo tema e vedono ragazzi esposti senza avere sufficienti strumenti, e quindi c'è una grande attenzione. Continueremo anche, è un'occasione, direttore, per, diciamo, sollecitarlo ulteriormente a rilanciare questo progetto che negli anni stiamo portando avanti e su cui c'è una crescente attenzione. Grazie a tutti. Possiamo concludere qui, diciamo, se poi ci sono domande, alla dottoressa abbiamo cercato di coordinarci in queste giornate. Ci sono domande? Ci sono domande? Sì. Grazie a voi tutti, buona giornata. Sì, sembra troppo avanzato.